Michele, ciao. Intanto ti chiedo quanta è un po' la delusione dopo la bella partita, la bella vittoria, la vittoria del Verona a Lecce che riporta un pochino indietro le cose dopo una rimonta che era arrivata a meno 3 dalla salvezza. Sì, diciamo che è stato un brutto risultato per noi perché comunque insomma, dopo la partita c'era grande entusiasmo anche da parte nostra, portarsi a meno 3 punti era un grande obiettivo, era un grande risultato e questa vittoria del Verona insomma non ci voleva perché riporta più 6 punti di stacco con 4 partite e diventa difficile però insomma. Ovviamente ci proveremo fino alla fine, però sì, dispiace. Ecco, proprio a livello emotivo, quali sono le tue sensazioni, anche quelle nello spogliatoio in questo momento, che ci aspettano 4 partite, 2 particolarmente complicate, perché insomma sappiamo la Juve comunque dovrà fare i conti con l'eventuale penalizzazione, la Lazio non vuole assolutamente mollare di 1 centimetro, poi comunque anche Bologna e Salernitana non credo che vengano a Cremona per regalarci il match. No, beh, le partite sono tutte difficili, infatti hai detto bene, a parte Juve e Lazio che ovviamente sono difficili, ma il Bologna per me è una squadra fortissima, che è una di quelle che mi ha impressionato di più. E la Salernitana è salva, quindi insomma vuol dire che hanno fatto più punti di noi e quindi un motivo c'è. Noi dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo è stato, sì. Questi punti, insomma, che è da dicembre, da gennaio, che ogni partita è da dentro fuori, quindi non è che stiamo tanto a guardare il valore dell'avversario. Ogni partita è decisiva, infatti, per questo che purtroppo poi, se va male una partita, anche un risultato che non è il nostro, viene compromesso un po' il cammino. Questo non lo sapevamo, era una rincorsa lunga e abbiamo fatto buone cose, secondo me, però insomma. Bisogna finire al meglio il campionato, questo sicuramente per noi, per i tifosi, per tutti, e magari succede qualcosa di inaspettato. Quanto c'è di emozionante di andare a giocare all'Allianz Stadium contro la Juventus, che al di là della classifica, in questo momento sono secondi, comunque la tradizione, un'importanza particolare, sono sempre quelle 2 o 3 partite, avete appena giocato a San Siro, è andata male dal punto di vista del risultato, è un'altra partita però che immagino sia difficile trovare stimoli per giocare contro una squadra così forte. No, beh, insomma, diciamo che sono dei sogni che si realizzano, avere la possibilità di giocare, l'opportunità di giocare in questo tipo di stadi, con questo ambiente, contro queste squadre, sono cose fantastiche che magari tanti di noi non potranno più fare, tanti di noi non hanno mai fatto, io compreso, e quindi sono partite che c'è poco da preparare, gli stimoli si creano da soli e quindi comunque è un bel premio che ci siamo fatti, ecco, almeno questo. Hai parlato di partite che tu non hai mai fatto. Tu, Michele, sei stato spesso comunque giudicato come uno specialista delle promozioni in Serie A. Quest'anno, a parte appunto qualche problema fisico che non ti ha dato la continuità che magari desideravi, adesso hai trovato la titolarità, visto che stai bene fisicamente, come ti senti a giocare in questo campionato con la maglia grigiorossa? No, adesso no, sì, sicuramente è motivo di grande orgoglio perché comunque esserci arrivato così tanto vicino, sinceramente non ci speravo quasi più. Poi è accaduto anche in un momento, secondo me, in cui sono il migliore della mia carriera, a livello di esperienza, a livello di tante cose che uno acquisisce giocando tante partite, quindi sicuramente appunto motivo di orgoglio e sono anche contento con me stesso che ho dimostrato a me stesso più che altro perché non è che mi interessasse dimostrarlo agli altri, ho dimostrato a me stesso che ci posso stare, quindi questo mi fa molto piacere, al di là di come finirà il campionato, che io spero che ci si possa salvare perché sarebbe veramente il coronamento di una carriera, però questo mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Ecco, c'è stata, ovviamente si dice spesso che il campionato italiano non è più così importante, performante, forse come anni fa, il cammino europeo dalle nostre dice il contrario, quindi essere arrivati in Serie A dopo tanti anni, forse in una Serie A più competitiva rispetto al solito, ha complicato le cose. Ti chiedo un po' come valuti
vedendolo da fuori, perché l'hai visto da fuori fino a poco tempo fa il campionato di Serie A, questo rispetto a quello precedente, e un po' cosa è cambiato invece nella Cremonese, nella prima parte della stagione, nella seconda. Adesso la media ovviamente è molto più alta e credo sia cambiato anche l'atteggiamento da questo punto di vista. Ma ti dico, io l'anno scorso non è che seguissi particolarmente la Serie A, perché mi piaceva focalizzarmi più sul campionato in cui eravamo noi, quindi conoscevo a menadito la Serie B, la Serie A, guardavo giusto le partite che potevo alla sera, insomma, quindi non so farti un confronto con questo di quest'anno e quello dell'anno scorso. Sicuramente un campionato competitivo al massimo, ci sono delle squadre fortissime, tutte le squadre sono forti, organizzate, i giocatori sono fortissimi, e sì, c'è una grande differenza, ma questo si sapeva. E per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, in ogni squadra, in ogni ambiente di lavoro ci vuole del tempo per conoscersi, e noi abbiamo fatto questo grande salto con questi grandi cambiamenti di tutto, dal punto di vista della squadra, dell'allenatore, di tutto, dell'ambiente, e quindi ci vuole per forza un po' di adattamento. Siamo stati, io credo, anche un po' sfortunati nel non riuscire a ottenere qualche risultato, che i risultati, vuoi o non vuoi, sono la cosa che crea il collante nella squadra, anche se il gruppo è buono, è sano, e la squadra appunto aveva bisogno di tempo per conoscersi, per apprezzarsi, per volersi bene, per capire le caratteristiche gli uni degli altri. E il fatto di non riuscire a vincere, questo secondo me ha influito molto, perché se avessimo fatto qualche vittoria in più credo che avremmo potuto fare un altro tipo di percorso. Faccio un'ultima domanda su mister Ballardini: come ti stai trovando con lui, che cosa vi sta dando in questa mission impossible, appunto, che è il tentare di mantenere la categoria? Sì, il mister è una persona molto pacata, che guarda tutto, non gli sfuggono i particolari, lui riesce a trovare in noi la serenità, che forse è quello che ci voleva in un momento in cui le cose non andavano bene, in un momento in cui ogni partita è da dentro fuori. E credo che la serenità sia forse quello che ci sta facendo serenità e serietà, professionalità, ci sta facendo affrontare le partite, insomma, nel modo migliore, ecco, si vedono anche poi i risultati che vengono, e penso che questo sia l'ingrediente segreto. Domenica, con ogni probabilità, almeno da quello che si dice, a Torino, ovviamente stasera già con una partita, quindi potrebbero cambiare le cose, se tu dovessi giocare, se faccio questa domanda, probabilmente ti troveresti conto per la prima volta Pogba, che non ha mai giocato, campione del mondo, giocatore. Come pensi di dare fastidio e rompere le scatole un pochino a un giocatore di quel genere? Guarda, quando ci sono quei giocatori lì c'è poco da rompergli le scatole, cioè uno cerca di limitarli al massimo, facendo, magari giocando d'astuzia, ecco, non sicuramente mettendolo sul piano fisico, sul piano tecnico, perché sono unici al mondo, e uno cerca di fare con le armi che ha, di limitarli e magari sperare che non siano proprio nella serata di grazia e che sia la partita migliore del campionato che faccia, ecco, ci vuole anche quello contro queste squadre.